L'ex capogruppo dell'IdV alla Regione Lazio, Vincenzo Maruccio, è stato arrestato su ordine del GIP del Tribunale di Roma nell'ambito dell'inchiesta sull'ammanco dai fondi dell'Italia dei Valori. Il politico è accusato di peculato per aver sottratto dalle casse del partito circa 800.000 euro. I soldi risultano distribuiti su una decina di conti correnti che poi sono stati svuotati. Il sospetto del procuratore aggiunto Nello Rossi e del sostituto Stefano Pesci è che il denaro dei rimborsi sia finito in realtà tra i fondi di società e altri personaggi che avrebbero poi provveduto a riciclarlo. L'ex capogruppo dell'IdV al Consiglio regionale del Lazio ha cercato di inquinare le prove e per questo è stato arrestato. L'indagine nei suoi confronti ha portato nelle scorse settimane una serie di perquisizioni e sequestri. Maruccio si è comunque dimesso, ha lasciato tutti gli incarichi, si è presentato spontaneamente agli inquirenti. Queste le parole dell'avvocato Luca Petrucci, difensore di Maruccio. Il penalista ha sottolineato di non aver ancora preso visione dell'ordinanza di custodia cautelare messa a carico del suo assistito, che ha offerto la massima collaborazione, ma malgrado tutto ciò, fa notare Petrucci, è arrivato l'arresto.